ragazzi, come sempre Zamp che vi parla. Oggi sono tornato con un nuovo video qui sul mio canale, perciò fin da subito 10.000 mi piace, 10.000 metteteli subito ragazzi, ma proprio dovete vedere che il pollicione diventa verde, perché se no siete cattivi. Se poi volete mettere non mi piace, fate come vi pare ragazzi, certo io non me ci ammazzo, però se non lo mettete meglio mettete tanti like che mi fate molto più felice. Comunque allora, se oggi vedete che sono qui in tenuta veramente sciattona casalinga con gli occhiali, è perché essenzialmente sono appena tornato a casa e non ho veramente tempo. Sto registrando questo video al volo perché poi devo tornare a lavorare sulla webserie, perciò non posso perdere nemmeno un istante. Detto questo, tra l'altro, piccolo aneddoto sul perché porto gli occhiali: mi sa che forse è uno dei pochi video che ho messo su YouTube in cui sto così, ma sono un genio, ho dimenticato le lenti a contatto a Iesi, perciò dovrò stare tutta la settimana così, non uscirò mai. Buffo questo, mi vergogno ad uscire di casa perché dico cazzo, guarda come sono messo, eppure sto facendo un video che vedranno migliaia e migliaia di persone. Bellissimo, giustissimo, complimenti Zamp. Comunque signori, di cosa parliamo quest'oggi? Aia, mi sono spezzato l'unghia del piede. Comunque, di cosa parliamo quest'oggi? Allora, avete letto dal titolo, la fama su YouTube, la fama, oddio, che bello essere famosi, che bello. Allora, piccola premessa, io sono sempre stato restio a considerarmi famoso quando parlavo della mia attività su YouTube, perché specialmente su questo social, essere famosi è una parola molto forte. Cioè io famoso lo utilizzerei, che ne so, per un attore di Hollywood che lo vedi magari anche solo una volta all'anno al cinema, ma dici, io te parlo di Brad Pitt, Cristo, anche uno che ha vissuto su Marte negli ultimi 20 anni sa chi sia Brad Pitt o Johnny Depp o non lo so, chi cazzo ne ha più ne metta. Però parlando di YouTuber, cioè io non capisco quelli che dicono sono un milione di iscritti, bella, sono passato alla storia. Sì, sei passato alla storia di YouTube, nulla togliere, cioè tanto di cappello, però conosco persone che purtroppo ci si sono montate la testa un botto, cioè io sì, sono famosissimo, porca troia, mi fermano tutti per strada. Cioè quello no, è parte dell'essere famoso, ma più che famoso io userei il termine conosciuto, popolare al massimo, perché una persona famosa è, che cazzo ne so, Adolf Hitler, cioè tutti sapranno, se tu sei nei libri di storia sei uno famoso, è lì che io giustificherei questo termine. E poi la cosa che non capisco di più e che veramente mi fa rabbia è che un sacco di voi che mi scrivete, che volete iniziare a fare YouTube, la prima cosa che mi scrivete è: Zamp, come faccio a diventare famoso su YouTube? Ma dimmi come hai fatto tu. Primo, t'ho detto, io non sono famoso, prima cosa. Secondariamente, su YouTube, quando cominci, non deve essere quello il tuo primo scopo, perché anche se un giorno dovessi arrivare ad avere 1 milione di iscritti, è la cosa che ho detto pochi secondi fa, tra 15 anni nessuno si ricorderà di te, cioè non diventerai Brad Pitt, non diventerai Johnny Depp, sarai sempre quello youtuber. E figo, cioè tanto di cappello, però tutta sta ricerca del successo, delle robe, ma perché? Cioè il successo secondo me non deve essere una cosa che uno si cerca, si suda, si spacca sanguinamente, non vuol dire niente, ma l'ho detto uguale. Il successo viene se tu fai bene il tuo lavoro, se tu sei bravissimo nel fare quella cosa. È così che la gente deve ricordarti, non sei tu che devi andare lì a pensare, ah, se faccio sto video farò 1 miliardo di views, diventerò la persona più popolare sulla terra. Cioè, citazione di Andy Warhol: in futuro ognuno avrà i suoi 15 minuti di popolarità. Io penso che cazzo quella persona non abbia detto frase più corretta in tutta la sua vita. Questo è quello che vi dico, cioè il web ha un riciclo talmente veloce dei suoi talenti, delle sue star, che nel giro di 5-6 anni quello che adesso va fortissimo sarà rimpiazzato da un altro che farà altre cose e la gente si dimenticherà. Capite perché dico che non è vera fama questa? E quello che veramente non cazzo riesco a concepire è: basta questa corsa al voler essere conosciuti, al voler essere stellari. Anche perché che cazzo ci guadagnate? Cioè non avete più una privacy. Ok, figo, ti fermano i fan in giro, ti fanno i complimenti di là di qua, però una certa, basta. Qual è il senso di tutto questo? Devi far vedere agli altri che sei più figo? Non lo concepisco davvero. E altra cosa, cioè
Dicevo prima che molte delle persone che adesso fanno tanti numeri che ho conosciuto, oddio, nemmeno tante, qualcuna ce n'è però, che li vedi che proprio se la sente, o anche gente che non fa tanti numeri, ma la vedi che proprio se la sente, fa cazzo, sono seguitissimo, sto a fa un botto di views. Anzi, io 3 anni fa facevo un... sì, 3 anni fa no, 1 anno e mezzo, 2 anni fa facevo un fracco di views, eppure adesso eccomi qua con i miei 20.000, 30.000 affezionati, quelli che siete rimasti. Ma mi va bene così, cazzo, mi va bene così. Io sono sempre stato una persona che ha cercato di mantenere la sua umiltà in ogni contesto, perché se siete forti non ve lo dovete dire da soli, cioè... Affermare di essere superiori a qualcuno o a qualcosa significa che in realtà tu ti senti debole rispetto a quello e devi per forza dire quella cosa per far sì che per te e per gli altri diventi vera. Ma in realtà, se sei veramente bravo in quello che fai, se sei famoso, sono gli altri che devono dirtelo. Se gli altri ti fanno un cazzo, sì, nemmeno a te te lo dicono agli altri, fanno cazzo, ma c'è questo che è fortissimo, è straordinario, fa della musica favolosa, fa dei video bellissimi, fa, non lo so, qualsiasi qualità, chi più ne ha più ne metta, devono essere gli altri a dirle, non dovete essere voi ad autodeclamarvi cazzo io sono il re del mondo, perché in realtà se fate un'affermazione del genere vi sentite dei falliti, ma dei falliti completi, e lo sapete anche voi, perciò non c'è bisogno di fingere, basta con le stronzate. Cioè, io non capisco perché la gente su YouTube è affetta dalla menzogna, cioè alla fine perché mentire? Io cerco sempre, sono sempre onesto con voi. Perché cazzo, a che pro mentirvi? Cioè, sarebbe una falsità tutto quello che ho fatto finora. Se voglio tenere questa sorta di diario personale con voi, come vi dico sempre, voglio essere sincero, voglio che la persona che voi vediate in questi video sia quella che poi un giorno magari vi capita di beccare per strada tra 10 anni, e se ancora vi ricorderete di me, magari possiamo anche... dialogare, stringere un'amicizia, fare cose del genere, però basta questo porsi a livello superiore perché io faccio X, perché io faccio Y. Cioè, se io ho 300.000 iscritti, 330.000 iscritti e parlo col pizzaiolo, non ci parlo dicendo io te sei infallito perché nella vita, cazzo, guarda che roba, stai a piadulire per far pizzaiolo, quando io per fare un video su YouTube mi pio 6.000 euro, che non è vero, magari Dio. Però voglio dire, non ti devi porre a un livello superiore rispetto ad un altro, perché siamo tutti esseri umani. Magari te sei stato più fortunato o più bravo ad investire in quel settore o ad avere quella particolare idea. Massimo rispetto, però massimo rispetto anche per le altre persone. È quello che a me fa incazzare, perché molto spesso quando la gente inizia a diventare un minimo popolare, seguita, inizia a cambiare, cioè cambia, deve fare quello che se la tira, deve fare lo splendido, cioè non c'è un cazzo da fare lo splendido. È per questo che non capisco nemmeno l'adulazione, scusatemi il telefono, non capisco l'adulazione verso noi youtuber. E succede anche a me, sta roba mi fa... A volte è veramente strano, perché gente che sotto mi scrive cazzo, questo te sei il numero uno perché fai tutte ste robe, sono contento che me lo diciate, per carità, però non guardate sempre gli altri, cioè nel senso abbiate fiducia anche in voi stessi, abbiate coraggio di seguire le vostre idee, i vostri stimoli, non state sempre a idolatrare gli altri perché perdete tempo. Cioè alla fine, se uno è bravo nel lavoro che fa, lo sa, buona, cioè non c'ha bisogno di gente che glielo dica, ed è ancora più umile, basta, come vi ho detto prima, che non se la senta e non cominci a dirlo ovunque. Però ecco, basta con questa adulazione, sei il mio idolo, sei il mio dio, regà, ma stiamo a scherzare? Cioè io sono l'idolo di qualcuno, ma me state a vedere, cioè state a vedere come sono messo, che cazzo sto a dire? Cioè, perché dovrei essere l'idolo per qualcuno? Non idolatratemi, idolatrate, che cazzo ne so, i medici che ogni giorno, porca troia, nemmeno dormono la notte per salvare la vita alle persone, quelli che te lasciano i bisturi dentro. Però comunque, questo è... Ci vuole umiltà, davvero. E se un giorno, o se già lo siete, se siete famosi, se siete Gesù Cristo, buona, cioè, rimanete umili. A me un attore che veramente fa spaccare
è Robert Downey Jr., perché molto spesso ci scherza su sta cosa, fa, io lo so, soprattutto durante i periodi degli Iron Man, robe del genere, ma anche sulla sua pagina Facebook scrive robe allucinanti, ma è uno autoironico, cioè molto spesso posta anche delle vignette scherzose su di lui, robe del genere, è uno che la prende molto a scialla, è probabilmente una delle persone più popolari sulla Terra in questo momento, però... almeno all'apparenza è umile. Poi non lo so, non lo conosco di persona, non è che lo becco al bar e faccio bella Robert a post, cioè magari mi manda pure a fanculo, anzi sicuramente, però almeno in pubblico o con le altre persone non è uno che se la tira o che fa io sono famosissimo, ho i milioni, cioè lo sanno tutti, è quello che vi sto dicendo prima, lo sanno tutti che è un bravo attore, che c'ha i milioni, che se può scopare pure quella poltrona lì dietro. Però non c'è bisogno che lo dica, quindi se un giorno diventerete, o se siete già famosi, l'unica cosa che... o se volete diventarlo, ecco, il voler diventare famosi, secondo me, è sbagliato, ve l'ho detto prima. Sono le vostre creazioni che vi devono portare ad avere successo. E una volta che ci arrivate, tanto di cappello per voi, ma mantenete la vostra umiltà, non perdete il rispetto per le altre persone. Rispettate voi stessi, rispettate gli altri e... andrete, secondo me, sempre lontano. Io cerco di farlo ogni giorno della mia cazzo di vita. A volte sbaglio, a volte va bene così. Però, signori, questo era il mio pensiero sulla fama ristretta al mondo YouTube, ma anche un po' più in generale. Quindi, ecco, sarei curioso anche di sentire i vostri pensieri sotto nei commenti. Perciò non esitate a scrivere. Io vi saluto qui perché il video è finito. Come sempre vi saluto a lasciare un bel mi piace, un commento e se non avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi, da Zampetti, bella!